Ciao a tutti ragazzi, qua ZW, bentornati sul mio canale. Ragazzi, quest'oggi siamo qua per vedere i possibili upgrades della Serie A. Vi invito subito a lasciare un bel mi piace e a farmi sapere comunque le vostre opinioni, ovviamente, su questi upgrades. E se il video dovesse andare bene, in comunque rapporto like, visualizzazioni, arriveranno anche i video dei possibili upgrades di Ligue 1, Barclays, Liga Santander, eccetera, eccetera. E possibilmente anche i downgrades che mi dovrete consigliare voi qua sotto. Allora, ragazzi, il primo giocatore che secondo me verrà upgradato è Marco Benassi della Fiorentina. È un giocatore che sta facendo molto bene, da un po' di tempo comunque è titolare proprio nella squadra di Firenze e niente, secondo me passerà da 77 di overall a 79 di overall. Io non ho messo le statistiche perché con le statistiche ovviamente è molto più difficile azzeccarci, però secondo me arriverà un più 2 che devo dire molto meritato e la Serie A avrà anche un ottimo centrocampista centrale italiano. Siamo ancora a centrocampo, questa volta però siamo nella Juventus, Bentancur da 76 a 79. Secondo me è un più 3 che poteva essere anche più 4, però non ho voluto esagerare perché vi do le mie motivazioni. Perché secondo me un giocatore che riesce a giocare tipo quasi sempre titolare, un po' per via degli infortuni, però molte volte anche per scelta tecnica, con centrocampisti come Khedira, Emre Can, Matuidi, Pjanic, eccetera, eccetera. Poi quest'anno sta facendo anche gol, ha un'ottima intesa proprio con Dybala, i due si conoscono bene, si cercano molto. Ragazzi, secondo me Bentancur sarà un ottimo prospetto e la Juve deve tenerselo stretto. Comunque un più 3 che potrebbe essere anche un più 4. Ciccio Caputo da 75 a 78, un più 3 anche per lui che diventerà una carta super buggata nel caso uscisse su Foot, perché già comunque col 75 è super veloce, super agile, eccetera, eccetera. Con il 78, secondo me, verrà aumentata la finalizzazione, cosa fondamentale per un attaccante centrale come lui. E il più 3, comunque, anche lui, secondo me, lo merita perché ha segnato molto, soprattutto stando in una squadra medio-piccola come l'Empoli, che non è che abbia chissà quali giocatori per farlo segnare. Rodrigo De Paul da 75 a 79. Secondo me, riceverà un più 4. Diciamo che quest'anno lui è un po' l'unico giocatore dell'Udinese che riesce a brillare, riesce a fare gol, battere rigori, eccetera, eccetera. Quindi magari il più 4 è un po' esagerato, però io gliel'ho voluto dare lo stesso, anche perché come AT, secondo me, ci potrebbe stare un sacco. Cioè, è una bella carta da provare. Hetebor da 78 a 80, ma la cosa importante secondo me sarà il cambio di ruolo. Perché infatti, ragazzi, l'Atalanta gioca col 3, 4, eccetera, 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 e praticamente Hetebor viene messo un po', appunto, diciamo come terzino destro barra fascia, ecco. E secondo me Ada, che praticamente è l'esterno destro basso, secondo me è perfetto. Quindi un più 2, perché comunque ha fatto anche tipo 3 gol, che per un difensore sono tantissimi. Poi l'Atalanta sta giocando bene, ce ne saranno un sacco di giocatori upgradati dell'Atalanta, infatti. E comunque la cosa figa, diciamo, sarà il cambio di ruolo, perché poi lo si potrà mettere terzino destro e terzini destri della Serie A alla fine non ce ne sono tanti, quindi ci può stare. Ecco, infatti, un altro giocatore dell'Atalanta, Ilicic, che passerà da 81 a 83. Ragazzi, allora io sto giocatore qua l'ho sempre amato dai tempi del Palermo, perché mi ricordo quando il Palermo scese in Serie B, tipo alle ultime giornate, però Ilicic stava segnando solo lui, solo lui, solo lui, solo lui. E è un bel giocatore, un buon giocatore. Secondo me si merita un upgrade di 2, anche perché quest'anno sta facendo i disastri. João Cancelo da 82 a 84. Ero un po' indeciso perché ho detto non so se mettere 84 o 85, però secondo me l'85 è ancora un pochino troppo esagerato. Magari a fine anno riuscirà ad arrivare a 85 o forse anche a 86, o si vedrà. Però, secondo me, per adesso l'upgrade giusto è soltanto di 2, quindi da 82 a 84. Kolarov
da 82 a 83, upgrade che, boh, non so quanto cambierà sul gioco, però ci può stare comunque, perché Kolarov è un giocatore uomo club, una bandiera, proprio non per forza della Roma, però è un giocatore di esperienza, ecco, così forse è meglio. E poi ultimamente comunque sta rendendo sempre e sembrava finito, invece la Roma ha trovato, possiamo dire, una seconda giovinezza, quindi secondo me l'upgrade di uno è meritato. Ragazzi, questo giocatore invece mi ha stupito un sacco, Mancini. Ok, che l'Atalanta veramente ha un vivaio assurdo, però cioè, ogni anno tira fuori un giovane fenomeno l'Atalanta, ogni anno, italiano poi tra l'altro, eh. Quest'anno il giovane fenomeno, ragazzi, è Mancini. L'anno scorso era Caldara, 2 anni fa appunto era Caldara, e l'anno scorso comunque ha tirato fuori giocatori del calibro di Kessié, eccetera, eccetera. Cioè, ogni anno tira fuori dei giovani fuori classe. E ragazzi, quest'anno, come vi stavo dicendo, Mancini, che difensore centrale tipo 22enne, 21enne italiano, e sta segnando anche. Quindi, ragazzi, secondo me si merita un upgrade sostanziale. Io sono stato generoso, gli ho dato più 6. Passiamo adesso in porta con l'unico portiere che ho messo in questa speciale classifica, lista praticamente, ed è Meret del Napoli, che passa da 75 a 78 più 3, e devo dire che è un più 3 che, se Meret fosse stato titolare fin dall'inizio, sarebbe potuto diventare addirittura più 5 o più 4, perché Meret è un giovane italiano fortissimo, lo si vedeva comunque già dai tempi dell'Udinese, e il Napoli adesso finalmente se ne sta accorgendo un pochino. Prima non lo faceva giocare, adesso continua magari a metterlo dentro, e fa bene perché Meret potrebbe diventare un grandissimo portiere. Arkadiusz Milik da 80 a 82, più 2 per il polacco. Ragazzi, Milik diciamo che ha fatto vincere tipo il Napoli almeno 5 volte per suoi gol. È veramente un finalizzatore della Madonna, e il più 2 è più che meritato. Infatti ero un po' indeciso se dargli addirittura il più 3, però ho detto calma, calmiamoci un attimo. Secondo me già 80 era un valore elevato, quindi 82 lo fa entrare di diritto in questa classifica. Il record di questa speciale classifica lo fa Piontek da 70 a 80. Allora, forse l'80 sarà un po' esagerato. Secondo me gli metteranno 78, 77. Però io lo vorrei vedere 80, perché è il secondo capocannoniere della Serie A dietro soltanto Ronaldo. Ragazzi, Piontek gioca nel Genoa, ovviamente non gioca nella Juve, quindi c'è anche da tener conto di questa cosa. E è arrivato il primo anno in Italia, sta veramente facendo il disastro, continua a segnare. E secondo me, ragazzi, io spero che diventi 80, perché mi piacerebbe un sacco tipo fare una carriera col Genoa con Piontek. Fabione Quagliarella da 80 a 84, anche lui se lo merita, come ragazzi, cioè continua a segnare, più invecchia più fa gol. Questo giocatore qua è fantastico, più 4 perché l'80 è veramente poco. Non so perché la eSports continui a non fregarsene di Fabione Quagliarella. Secondo me, ragazzi, sarebbe dovuto essere già quest'anno 82 e poi appunto l'upgrade 84. Quindi io ho detto chi se ne frega, secondo me riceverà 82, però io gli do 84. Alessio Romagnoli da 82 a 83, upgrade anche per il difensore del Milan, che quest'anno con la fascia di capitano ha fatto tipo un sacco di gol, tra l'altro quasi tutti al 90esimo. 83 che lo fa diventare comunque un difensore centrale fortissimo. Suso da 82 a 84. Diciamo che Suso è un po' l'anima di questo Milan, che continua fra alti e bassi a essere lì comunque nel top della classifica. Ragazzi, Suso più 2 perché è il miglior assist man della Serie A. E poi, ragazzi, ha fatto anche molti molti gol. Yunder da 77 a 80. Lui è un giovane prospetto che la Roma si deve tenere stretto, ragazzi. E volevo mettere anche Kluivert in questa classifica, però poi ho detto no, secondo me non upgraderanno due giocatori comunque diciamo nello stesso praticamente ruolo. Quindi ho scelto Yunder perché comunque è quello che riesce anche a essere più titolare rispetto a Kluivert. E comunque, ragazzi, secondo me più 3 meritato, perché a parte qualche errore sotto porta che ancora si fa sentire, comunque secondo me verrà meritato anche lui. Poi ovviamente fatemi sapere la vostra. Skriniar da 85 a 86.
ero indeciso se mettergli pure l'87, però purtroppo Skriniar non è che sia un giocatore che segni tantissimo e secondo me verrà upgradato soltanto di uno, cioè io lo volevo mettere 87, però aspettiamo, comunque 86, cioè diventa veramente tipo uno dei migliori difensori in assoluto. E infine ragazzi, l'ultimo giocatore dell'Atalanta e l'ultimo giocatore di questa classifica, Duvan Zapata. Zapata che secondo me verrà upgradato di 3, da 78 a 81, sta trascinando ultimamente l'Atalanta. La Dea che ha trovato in Duvan Zapata la punta di diamante che stava cercando, da appunto affiancare al Papu Gomez che è un po' un falso 9, e finalmente l'hanno trovata con Duvan Zapata che ragazzi, cioè ha fatto tipo 12 gol, una cosa del genere, 11 gol, non mi ricordo bene, però già in doppia cifra e continua a segnare, ha segnato pure alla Juve. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra, da ZV è tutto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ragazzi, e ci vediamo stasera che torna la carriera col Fulham. Ciao a tutti!